dedicata al coraggio di un uomo, il pilota austriaco Niki Lauda. Ancora sofferente per le ustioni riportate nel terribile rogo del 1 agosto 1976 al Gran Premio di Germania sul circuito del Nürburgring, Niki Lauda dopo nemmeno un mese torna in pista per correre il 47esimo Gran Premio d'Italia. Il ferrarista deve difendere il titolo mondiale vinto l'anno prima dall'assalto di James Hunt, l'inglese della McLaren. Il 12 settembre 1976 è un giorno particolare per la Ferrari, che temendo un improvviso forfait di Lauda si presenta a Monza con 3 monoposto. Accanto allo svizzero Clay Regazzoni c'è anche l'argentino Carlos Reutemann. Dalle teche della Rai ecco un raro documento trasmesso dalla Domenica Sportiva, in cui Oscar Orefici descrive l'atmosfera di quel Gran Premio d'Italia attraverso le voci di protagonisti e tifosi. Ma voi passate la giornata, tutta la giornata qua? No, non tanto. Quando vediamo che la Ferrari viene, corriamo giù a vedere Niki Lauda, Clay Regazzoni e Reutemann. Come ti chiami? Rota Giorgio. Ma riuscite a parlare? Tu sei riuscito a parlare con qualcuno della Ferrari? Beh, con qualcuno no. Comunque ieri sera ho dovuto servirli, quindi lavoro anch'io qua, ho dovuto servirli e ho dovuto parlare per forza. Ma sei un po' emozionato o no in questi casi? Sì. Ti è simpatico James Hunt oppure no? No. Perché? Perché è il nemico della Ferrari? Sì. Ti è antipatico, proprio antipatico? Sì. Tanto? Sì. E dei piloti della Ferrari più simpatico? Niki Lauda. Senti Luca, la voce popolare, diciamo, non quella degli addetti ai lavori, sostiene che da quando tu sei andato via dalla Ferrari il clima della squadra non è più lo stesso, che ci sono dei grandi problemi, soprattutto umani, è vero? Ma io credo che rispetto all'anno scorso, quest'anno ci siano stati dei problemi causati da fatti contingenti, non ci dimentichiamo il tremendo incidente di Lauda e anche quello che lui ebbe con il trattore ai tempi del Gran Premio di Spagna, che indubbiamente hanno un po' scombussolato quelli che erano i programmi. Credo però che alla Ferrari esista una situazione umana ottimale e mi auguro che in questi ultimi Gran Premi i fatti lo possano dimostrare anche sotto il profilo dei risultati. Perché sempre tante polemiche? Ma io credo che la Ferrari sia un po' in Italia per gli sportivi dell'automobile, che sono tanti, come la nazionale di calcio per gli appassionati di questo sport. Tutti vorrebbero fare la formazione, vorrebbero fare gli allenatori, vorrebbero dire la loro. Io credo che questo sia indubbiamente un fatto positivo, ma da un certo punto di vista anche negativo, perché è logico che vi è un'attenzione enorme su tutti i problemi della Ferrari, su tutte le decisioni, e quindi possano di volta in volta scaturire delle polemiche che magari qualcuno ad arte ha interesse ad alimentare. Senti Niki, come ti sei ritrovato di nuovo su una macchina da corsa in un autodromo come quello di Monza? No, io sono molto felice perché io ho lavorato troppo da quel giorno di oggi, perché io vuoi ritornare molto veloce. Senti Niki, come mai questo ritorno così veloce, così rapido? No, io non vuoi stare in mia casa nel letto per dormire, io vuoi lavorare. E lì ho lavorato molto bene insieme con il dottore. Quella è la possibilità, ritorno molto veloce. Senti Niki, sul tuo ritorno sono state fatte molte polemiche.
e dicono Lauda è voluto tornare per così presto per dimostrare che è ancora il primo, ha paura di perdere il posto e tutte queste storie. Quello è molto stupido, quando per me è solo la possibilità di ritornare quando io 100% bene. Io 100% bene adesso, adesso io ritornare. Senti, ma tu sei felice solo su una macchina? Sì, no, io felice anche con la vita. Senti, ancora vorrei sapere un'altra cosa da te, ma dicono che un pilota quando ha avuto un incidente col fuoco, dopo è un fatto che gli resta, una specie di blocco psicologico. Tu oggi per esempio hai girato. No, per me no, perché io non ricordo il fuoco, so, per me è tutto bene. Sei felice, Carlos? Sono molto contento, sono in una grossa squadra, realmente eccezionale. Sono preoccupato per la pioggia, per me macchina nuova, pioggia. Senti, Carlos, tu hai fatto un investimento su te stesso andandotene dalla Brabham Alfa. È stato un passo, hai dovuto pensarci molto. Sì, per me è un grosso investimento perché sei soldi che io ho guadagnato tutta la mia carriera, sei soldi anche che sei della tutta mia famiglia, del mio figlio, mia moglie. Ho fatto un investimento per guidare una macchina così, solo perché ho molta fiducia in me. Senti il peso della responsabilità? Io penso che sì, che è difficile, sai, dal punto di vista di me io affronto la situazione. Sarebbe più facile restare in un team mediocre e guadagnare soldi e dormire tranquillo, ma così io affronto la realtà e prendo un grosso compromesso con me stesso. Senti, una domanda un po' cattiva, se mi permetti. Se alla fine di questa stagione la Ferrari non ti facesse il contratto per il prossimo anno, tu che cosa faresti? Sarei in bancarotta. Ingegnere, allora questa Brabham Alfa comincia a dare delle soddisfazioni? Sì, per ora si è avuto una corsa sì e una corsa no, praticamente dove se andava bene se andava peggio. Qui si è fatto il terzo tempo, nonostante che Pace non avesse mai girato sul nuovo circuito con le varianti, mentre gli altri, per esempio la Fitta, aveva già girato un giorno intero. A proposito di varianti, cosa ne pensa di queste chicane nuove? Personalmente penso che sarebbe stato meglio non farle e lasciare Monza la classica Monza. Ma questa è una politica in generale che è venuta da parecchi anni, specialmente da costruttori inglesi, anche se noi siamo, diciamo, in matrimonio con gli inglesi, però la verità va sempre detta. E la politica è stata quella di rendere favorevoli i circuiti al motore Cosworth, che è un motore a 8 cilindri che ha molti cavalli in basso, e sfavorevoli a motori pluricilindrici come Ferrari, noi, BRM, eccetera. E questo ancora si realizza perché in questo momento Monza è diminuita molto di velocità. Naturalmente c'è la faccenda della sicurezza, però io ritengo che si possa fare dei circuiti sicuri anche a grande velocità. Invece di fare delle varianti basta fare degli spazi molto ampi dove ci sono solo delle reti senza i pali. Ma allora, ingegnere, è vero che esiste questa, diciamo, mafia dei costruttori inglesi, i padrini della Formula 1? La parola che ha detto mafia è molto brutta, insomma non si deve dire, ci sono degli interessi e ognuno da che mondo è il mondo ha sempre difeso i propri prodotti e difeso le proprie attitudini, quindi il fatto di avere un 8 cilindri fa sì che è normale che gli inglesi difendano i loro 8 cilindri e cerchino di fare dei circuiti dove l'8 cilindri può esplicare meglio le sue prestazioni. Naturalmente ora
sia i 12 cilindri esistenti, ma tra Ferrari e noi naturalmente faremo di tutto per poter avere dei motori che abbiano le caratteristiche dell'8 in più quelle del 12. Però ripeto, non è facile e si può vedere anche da lungo tempo che la Ferrari e la Matra hanno messo a mettere a punto il motore. Marlene, contenta di questo ritorno di Niki? Contenta, contentissima. Contentissima. Le corse ti piacciono? Le corse? Sì. Non l'hai visto, perdone, non l'hai visto. Normalmente? Sì. Ti piacciono o no? Sì, mi piace. Mi piace che Niki è vuelto. Ma prima di conoscere Niki, andavi a vedere le corse? No. Hai mai chiesto a Niki di lasciare, di smettere di correre? No, nunca. No. Ma non hai paura? È paura, però è il mio problema. Senta, lei non veniva più alle corse, non la si vedeva più. Adesso è di nuovo ai box, come mai? Mi sento meglio, perché lui moralmente si sentiva male, allora non volevo vederlo lui così, cioè volevo restare a casa con la famiglia. E adesso vengo un'altra volta, è una rinascita come voi dite. Senta, suo padre è l'editore del giornale di Santa Fe e anche un canale televisivo. Quando Carlos vince, cosa fa? Un'edizione straordinaria? Sì, lo fa. Perché credo che lui sia il primo fan di Carlos. Queste prove insomma così Beh sì, c'è stata un po' di confusione perché la confusione è dovuta alle gomme. La macchina va abbastanza bene, purtroppo oggi avevo due treni nuovi a posizione e nessuno dei due era un treno valido, quindi ho dovuto effettuare le prove con il mio treno che avevo, un treno vecchio diciamo, che avevo fatto le prove ancora qualche settimana fa a Monza. Quindi ho perso un po' di tempo, soprattutto stamattina, che non mi hanno permesso di migliorare. Oggi ho migliorato la mia prestazione, poi quando ho cercato di trovare un assetto migliore, appunto con quattro coperture nuove, queste non andavano, quindi sono rimasto su un tempo così abbastanza buono. Comunque la macchina va bene e domani sono abbastanza... Ma le corse moderne le vincono le gomme? Oggi ci sono dei grossi problemi, perché grossi problemi di costruzione, di mescole, e su tre treni bisogna trovare un compromesso, quindi bisogna trovare su 10 gomme bisogna trovare 4 migliori. Daniele, avrai tre piloti da guidare. Già è difficile di solito comandarne due, dargli consigli, eccetera. Come andrà?
Effettivamente tre piloti sono difficili da coordinare durante le prove, perché a volte ti arrivano insieme nei box. Comunque sono dei seri professionisti, Reutemann si è inserito molto bene nella squadra, quindi domani soprattutto Reutemann e Regazzoni cercheranno di difendere Lauda contro gli attacchi di Hunt, quindi questa è la cosa più importante. Ma i piloti della Ferrari obbediscono agli ordini dei box? Certo, sono dei professionisti molto seri e quindi io penso che domani daranno ancora una dimostrazione della loro serietà e del loro attaccamento alla squadra, anche questo è molto importante. Il Gran Premio d'Italia del 1976 sarà vinto a sorpresa dallo svedese Ronnie Peterson su March, davanti alla Ferrari di Regazzoni. Lauda, stringendo i denti, taglierà il traguardo al quarto posto, mentre Hunt sarà costretto a ritirarsi. La lotta iridata avrà il suo epilogo nel Gran Premio del Giappone sul circuito del Fuji. Complice un diluvio, Lauda, vinto dalla paura, getterà la spugna, lasciando via libera ad Hunt, che sarà il nuovo campione del mondo. L'Austria così riprenderà il titolo l'anno dopo, sempre con la Ferrari, per poi emigrare alla Brabham di Bernie Ecclestone. Prima di ritirarsi definitivamente, Niki Lauda vincerà il suo terzo titolo mondiale nel 1984, al volante della McLaren Tag Porsche.